Crutch Mindset. Benvenuti cari amici del canale Dampa Rugby. L'anno scorso vi ho portati a Treviso, vi ho portati a Padova, ogni tanto vi ho portato a fare qualche passeggiata a Barcellona lungomare, non so se vi ricordate, un annetto fa facevo i video mobili. Questa volta sono in Italia e adesso vi lancio la sfida. Scrivetemi nei commenti dove sono. Facciamo una piccola panoramica. Scrivetemi nei commenti dove sono. Ragazzi, sono in Italia, questo sì. Sono in Italia, questo vi aiuto, però bellissimo. Torno per Natale, sono veramente felice perché viviamo nel paese più bello del mondo. Paese più bello del mondo dove si giocherà il derby. E allora, l'abbiamo già detto, l'abbiamo detto a Leoni fuori, io sarò a Parma per il derby del 23, sarò a Treviso per il derby del 30. Mi raccomando, venite a fare un saluto. Piccola preview mobile della partita. Mi sono fatto un paio di domande. Uno, che formazioni ci saranno? E alla fine del video provo a indovinare le mie, vediamo su 30 quanti ne dico giusti, 15 da una parte, 15 dall'altra. Due, che cosa può fare Treviso per perdere la partita e che cosa dovrebbero fare le zebre per vincerla? Perché Treviso per perdere, le zebre per vincerla? Perché dai, le quote, i pronostici sono tutti in direzione biancoverde, tutti in direzione Leoni. Però occhio, perché le zebre vengono da una prestazione maiuscola con lo Iona. E allora, che cosa, come potrebbe perdere la partita Treviso? Treviso, ovviamente, tocco tutto quello che c'è da toccare. Treviso, per perdere la partita, secondo me, dovrebbe farsi prendere dall'ansia del derby, ossia quello che capita ogni tanto a Treviso è di non riuscire a ingranare, cercare qualcosa che non trova. Vedi partita con gli Ospreys, la prima delle due, o vedi secondo tempo dell'USAP. Quindi per me, se Treviso non si ingolfa, è una partita che potrebbe vincere soprattutto nel secondo tempo utilizzando la panchina. Se Treviso inizia un po' per il derby e un po' per sua caratteristica a non trovare delle soluzioni in attacco, che invece cercherà, perché l'obiettivo è portare a casa i 10 punti, 5 e 5, allora le cose potrebbero diventare più complicate. Dall'altro lato, le zebre. Che cosa potrebbero fare? Uno, ritrovare le zebre di inizio stagione. Mi direte, ma come? Le zebre di adesso sono meglio di quelle di inizio stagione. Sì, però le zebre di inizio stagione facevano tanti punti. Adesso sono una squadra più matura. Però se ritrovano l'attacco di inizio stagione con l'equilibrio che hanno trovato adesso, occhio, perché poi il derby è il derby. Il Lanfranchi si annuncia esaurito, prima volta dell'anno, almeno queste sono le notizie che ci hanno dato proprio l'altro ieri da casa Parma, e quindi pressione, loro hanno anche i tifosi, hanno addirittura il tifo organizzato, hanno l'AEST 155, tante cose che potrebbero in qualche maniera gasare le zebre e, ripeto, non credo compromettere la partita a Treviso, ma complicarsela sì. E se arrivi in un derby nel punto a punto, come Treviso ci è arrivata molte volte, poi rischi di perderlo. Formazioni delle squadre. Allora, entrambe andranno con la migliore a parer mio. Cosa facciamo? Reparto per reparto. Treviso, prima linea, io dico Gallo. Nei derby tante volte giocano gli italiani, quindi dico Gallo, Lucchesi, Pasquali. Dall'altra parte probabilmente la risposta sarà Fischetti, Bigi, Pitinari. Seconda linea, Treviso, io dico italiana. Rizzi, buonanotte. Ruzza, Rizzi si è ritirato, scusa Tony. Ruzza, Iachizzi. Sparo un Ruzza, Iachizzi. Dall'altra parte invece potremmo vedere, io sparo un Canali, Sisi. Terza linea di Treviso, abbastanza semplice. Terza linea di Treviso, non c'è Zuliani, non c'è squalificato Negri, quindi la terza linea di Treviso dovrebbe essere Isecor, il Gionalomu de noi altri. Isecor, Lorenzo Cannone a 8 e Mitch Lamaro a 7. Dall'altra parte io invece sparo un Volpi, Fox Matamua e Liccata. Polledri forse lo vedo più a partire dalla panchina per il derby. Mediani di mischia, Treviso probabilmente andrà con Juren e dall'altra parte per me Gonzalo Garcia. Rispondono con Gonzalo Garcia. Aperture, Treviso
Umaga, anche se sarebbe molto bello e suggestivo vedere Marin, però io dico Umaga e dall'altra parte vi sparo un Monte Mauri. Secondo me è arrivato il momento di Monte Mauri. Coppia di centri, interessante. A Treviso tornerà Menoncello, quasi tutto dice che torna Menoncello, però probabilmente dalla panchina, e allora partirà. Io dico Zanon Fekitoa, vi sparo uno Zanon Fekitoa. Dall'altra parte Lucchin Morisi, poi triangoli allargati. Treviso secondo me ripropone quello dell'ultima partita, quindi Padovani, Rhino Smith e Ratave, e da parte Zebre invece Trulla, Pani e Jesi, come facevo a perdermi Jesi? Trulla, Pani e Jesi. Vediamo quante ne ho indovinati su 30. Scrivetemi nei commenti il vostro 15 di partenza di Treviso delle Zebre. Scrivetemi se sarete allo stadio e ci vediamo lì per un saluto. Ciao, buon rugby.